Don Giuseppe Diana è morto, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della chiesa di cui era parroco a Casal di Principe nell'Agro Aversano. Il giovane prete sapeva uscire dalla sacrestia e scendere dall'altare per andare incontro alle persone, rinnovando un'autentica comunione. Scrive Don Luigi Ciotti nella prefazione: un prete coraggio avrebbe al solito scritto qualche giornale, sino ad allora disattento al faticoso e quotidiano impegno che in tanti portavano avanti in quei territori di frontiera. Un prete di strada, secondo una definizione che rischia ormai di diventare stereotipo. Invece Don Peppino era un prete e basta, semplicemente un uomo di chiesa, come ebbe modo di ribadire quando lo etichettavano sbrigativamente prete anticamorra. Il libro, Il costo della memoria, ricostruisce il percorso umano e pastorale di Don Peppe Diana, cita eventi e testimonianze di chi non ha avuto paura di parlare, confronta pagine dei processi e riporta la voce della stampa dell'epoca. Una documentazione precisa che offre la chiave per capire, attraverso i fatti riportati, il fenomeno della camorra ed il suo radicamento. A quasi 17 anni dalla sua morte, l'autore Rosario Giué si chiede perché tanto silenzio su questo prete coraggioso e scomodo. Forse perché la memoria ha un costo e richiede di compromettersi? È importante la presenza del sindaco di Bagheria questa sera a questa presentazione del volume Il costo della memoria, promossa dall'associazione Attestata. Perché è importante? Ma è importante perché è un'associazione che si occupa di elevare, ecco, l'attenzione della nostra cittadinanza nei problemi legati alla cultura della legalità, quindi alla lotta alla mafia. È nostro dovere essere presenti, anche perché ricorda la figura di un prete ucciso alla camorra, che oggi dovremmo tutti ricordare anche il nostro padre Puglisi, che è scomparso proprio l'11 settembre, ed è diventato per noi un simbolo anche della lotta della gente civile, della gente comune. Ed è importante che oggi la presenza dell'amministrazione alzi, come dire, forte una voce. Bisogna continuare a combattere perché la battaglia non è finita. Don Peppe Diana è un giovane parroco, appunto, di Casal di Principe, in provincia di Caserta, che facendo normalmente la sua missione di parroco, di sacerdote, aveva deciso di non stare dentro la sacrestia a fare solo culto, ma di vivere guardando il territorio, di vivere nella storia, di vivere il Vangelo nel concreto passaggio della storia. La storia in Campania significa anche avere a che fare con la camorra, come in Sicilia significa avere a che fare con la mafia.